Vuoi gestire tutti i tuoi servizi bancari con un'unica soluzione semplice e pratica? Scegli la comodità completa del tuo pacchetto Banca Stato. Sa qual è la ricetta di pasta più cucinata al mondo? Spaghetti bolognese. C'era quasi, è la carbonara. Rimanete qui perché tra poco a Tip Top ne parleremo. Sigla. Piace la carbonara? Sì. Lei sa come si prepara? Credo di sì. Ci vuole panna, uova, sì. L'ha mangiata sempre solo con gli spaghetti o anche con altri formati di pasta? Penne, forse. Per una buona carbonara non conta il formato di pasta, ma la qualità. E per Agnesi la qualità incomincia dal grano. Alla carbonara, al pesto, al pomodoro fresco, non c'è portata più semplice e buona di un primo piatto di pasta. In Svizzera ne consumiamo quasi 10 kg a testa ogni anno, perché mette tutti d'accordo, perché è conviviale, perché è un vero piacere a tavola. L'Italia resta il punto di riferimento della pasta, perché ha portato nel mondo un modo di cucinarla e mangiarla, fin da quando i primi produttori hanno iniziato ad esportarla. Agnesi è il più antico pastificio d'Italia. Dal 1824 seleziona i migliori grani duri per ottenere una pasta di qualità eccellente, sempre al dente. In qualsiasi forma o spessore, liscia o rigata, si adatta sempre agli usi e ai condimenti che l'accompagnano. Ed è proprio questo uno dei segreti del suo successo, la versatilità, che permette di combinare diversi formati e sughi per sperimentare la propria creatività in cucina, anche in pochissimo tempo, per portare in tavola primi piatti dal vero gusto italiano. Benvenuti nella dispensa di Tip Top. Scegliamo insieme gli ingredienti per la nostra ricetta. Oggi prepariamo una carbonara alternativa, quindi prendo sicuramente la pasta. Poi le uova, come da ricetta originale. E infine il tonno rosso. Bene, abbiamo tutto, vado in cucina. Vediamo cosa ci preparerà il nostro chef. Filippo. Ciao Valentina. Bentornato nello showroom di Scavolini qui a Cadenazzo. Grazie, grazie ancora. Oggi siamo qui a Tip Top con Filippo Picardi, che gestisce il ristorante Stereo di Lugano. Per cosa si contraddistingue il vostro ristorante? Beh, sicuramente per la freschezza e genuinità delle nostre pietanze, che fra l'altro vengono anche abbinate da una selezione di vini nazionali e internazionali. Oggi parliamo di carbonara. Voi la fate al ristorante? Noi la facciamo anche, sì. Un grande classico. Giusto. Oggi però la facciamo in chiave diversa. Come la prepariamo? Oggi facciamo una carbonara di mare. E ti ho portato gli ingredienti che ci serviranno. Bene. Gli spaghetti agnesi, il tonno fresco consegnato direttamente dal mercato del pesce. Benissimo. E le uova nostrane dell'allevamento al formicaio. Perfetto. Allora, prendiamo le uova. Separiamo l'albume dal tuorlo, dopodiché aggiungiamo della grana padano. Che poi si pensa sempre erroneamente che il formaggio non possa essere abbinato al pesce. In realtà il grana padano ha un gusto dolce, non piccante, quindi è ideale anche per accompagnare il pesce. Esattamente. Allora, a questo punto aggiungiamo un pizzichino di sale, un po' di pepe della Valle Maggia, amalgamiamo il tutto e prima di tagliare il tonno vorrei mettere la pasta in modo che nel frattempo incominci a cuocersi. Ottimizziamo i tempi. Grazie Valentina. Nel frattempo che cuoce la pasta, io mi taglio il tonno. Quello che è importante è che il tonno rosso non venga cucinato troppo, quindi in questo caso non lo scottiamo solo un attimino. Utilizziamo proprio l'olio San Giuliano fruttato. Benissimo. Che è ideale per le cotture veloci del pesce. Fantastico. Ecco qua, bene. Eccoci qua. La pasta è già cotta. Aggiungiamo la pasta all'uovo. In ogni caso bisogna sempre farlo fuori dalla cottura, altrimenti cuoce l'uovo. E facciamo una frittata. Ed è un'atrocità. Esattamente. Quando si fa la carbonara. Giusto.
voilà, perfetto. Gli aggiungiamo il tonno, il ciuffetto di prezzemolo e la carbonara di mare, è pronto. È davvero molto invitante. Filippo, a questa carbonara così fantasiosa ho pensato di abbinare i tre fratelli delle cantine Matashi, un rosato di Merlot Ticino Doc dal sapore fresco e fruttato. Che trovo un perfetto abbinamento. Grazie Filippo per essere stato qui con noi. Grazie a voi Valentina. Rimanete qui per il dolce caffè. Ecco gli ingredienti della ricetta di oggi. Per rivedere tutte le puntate e altri consigli andate su www.tiptop.swiss. Ed eccoci con l'ospite fisso di ogni puntata di Tip Top, il caffè. Oggi in compagnia di una dolce creazione della pasticceria al Porto, le tartellette alle castagne, con un cuore morbido di lamponi e purè di castagne. Ci vediamo la prossima settimana.